Infatti, perché ora, Giovanni, ci colleghiamo con l'ultimo ospite di giornata e parliamo della cultura, perché è con noi Dinko Fabris, direttore artistico del Festival Duni, che vedo e ringrazio per essere con noi. Buongiorno, direttore. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, direttore, ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle ore 8, alle ore 20, scusatemi, a Palazzo Bernardini a Matera, un nuovo evento del Festival Duni. Di cosa si tratta? Si tratta di un duo particolarissimo, si chiama Ensemble Faenza, formato da Marco Horvat e Francisco Magnalich. Sono due artisti molto esuberanti, suoneranno infatti una gran quantità di strumenti e canteranno, Horvat con la sua voce di basso, Magnalich con la sua voce di tenore, e insieme hanno inciso un disco tra i tanti di questo ensemble che ha sede a Parigi, che ci ha molto impressionato, visto che il nostro tema di quest'anno per i 25 anni del Festival Duni era il tema della festa, li abbiamo invitati perché il loro disco si chiama come questo programma Le Délire des Lyres. E infatti suonano tanti strumenti a pizzico, la tiorba, la chitarra barocca, la viola da gamba. Il liuto è uno strumento che tra il 600 tra il 500 e il 600, nel loro programma Il Trionfo e il 600, accompagnava la voce in tutte le sue diverse forme e in tutta Europa. Ed è una carrellata di autori di tutta Europa con arie ora allegre, ora tristi, ora d'amore, ora di sano divertimento, ma a volte con qualche piega morale. E questi artisti sono stati capaci di conquistare effettivamente tanti premi, ma Marco Horvat non è per la prima volta al Festival Duni, è un amico del nostro festival, ha partecipato col suo ensemble alla realizzazione dell'opera di Duni, Les Deux Chasseurs et la Laitière, che abbiamo realizzato, messa in scena qualche anno fa. E abbiamo altri progetti con lui e con il suo straordinario gruppo. Direttore, insomma, un appuntamento particolarmente interessante in attesa nel gran finale, la maratona multidisciplinare dedicata alla figura di Pulcinella in programma domenica 10 novembre. Che cosa ci può anticipare? Sarà una giornata veramente molto, molto bella per noi perché festeggiamo i 25 anni del Festival Duni con la città di Matera, con una maratona, così come facemmo l'anno scorso con la maratona Molière, che ebbe un grande successo. In tre particolari momenti della domenica avremo alle 11, sempre a Palazzo Bernardini, un gruppo di musica con strumenti antichi, La Strè di Torino, con Francesco D'Orazio, che è il direttore stabile della nostra orchestra barocca. Impegnato in un programma di musiche del Settecento che furono prese poi da Stravinsky nel suo balletto Il Pulcinella del 1920, e quindi Pergolesi, ma anche altri autori meno conosciuti, con delle coreografie appositamente studiate da Vania Causillo con un mimo. Pomeriggio ci sarà una sezione dedicata al cinema, al piccolo, con degli estratti da film dove figura la maschera di Pulcinella, e la sera il grande concerto dell'orchestra era diretta dal suo direttore artistico, nonché fondatore e presidente del nostro festival, Saverio Vizziello, con il Pulcinella Zinschi. Direttore, abbiamo veramente 30 secondi solo per un'ultima curiosità. Musica antica e musica contemporanea, un legame messo soprattutto in evidenza con gli ultimi due appuntamenti del 5 e 7 novembre, per un legame appunto importante.
Sì, abbiamo iniziato novembre praticamente con il confronto tra musica antica e contemporanea, così come avevamo finito il mese di ottobre. In quasi tutti i concerti noi abbiamo voluto dare l'idea della contemporaneità e quindi far dialogare la musica del 5, 6, 700 con quella dei compositori di oggi e abbiamo visto che il riscontro è veramente molto positivo. L'ultimo concerto di Fabrizio Festa e Fabrizio De Rossi Re con Rosalia Stellacci ce lo ha dimostrato su un tema tra l'altro attualissimo, il tema dell'acqua e delle lotte che nel mondo già si stanno purtroppo verificando per la mancanza o per le assurdità di voler vendere l'acqua. Ecco, la musica, anche la musica antica, può parlare di cose così urgenti e così attuali.